Fine. La pratica Todaify viene proposta ai gruppi di persone con livello linguistico molto basso o addirittura con livello di alfabetizzazione nella loro lingua molto basso, sicuramente deve essere semplificata, deve essere ridotta ai passi minimi e molto semplici. Non dobbiamo confondere le persone e pretendere troppo. Le persone iniziano a comunicare soprattutto quello di cui sentono la necessità di comunicare, non quello che le altre persone le impongono, le chiedono. Allora questo attaccamento emotivo alla necessità è un'energia potentissima che aiuta le persone anche a ricordare le nuove parole. La pratica Today I Feel viene proposta a gruppi di persone che intraprendono l'avventura di una nuova lingua. Si sentono arrivare al bordo di un enorme oceano che non riescono a attraversare, non hanno i mezzi. La pratica Today I Feel dà i mezzi alle persone per sentire, per ritrovare la fiducia in sé, per sentire di poterla fare, perché iniziano a comunicare con mezzi non verbali. Pensa quando oggi eri felice, quando oggi eri contenta, eri indifferente, indifferente cioè né contenta né felice né triste, un po' arrabbiata o scontenta e forse anche triste, ma bastano piccoli spazi. Con la tecnica di collage, con delle immagini, con una tecnica anche molto furba, perché riesce a tutti. Tutti si sentono soddisfatti e sentono di poterla fare. Questa cosa di riuscire libera le persone e le spinge a comunicare. E dopo le parole arrivano da sé, arrivano alla fine della pratica. E anzi, vengono memorizzate meglio, perché sono le parole che vengono da dentro le persone, perché sentono la necessità di dire esattamente quello che hanno dentro, non i concetti o racconti imposti dagli altri insegnanti. È anche molto importante che nella pratica vengano usati dei materiali che possiamo toccare con le mani, materiali belli come i sassi, i ritagli dei giornali colorati. Allora le persone sentono la concretezza
delle parole con cui comunichiamo, perché ogni parola ha un peso come un sasso. Camminiamo ancora una volta e proviamo a prendere 5 parole. Per esempio, sport. La scuola, lontano. Tempo e luna. Tazza. Leggere. Infinità. Felicità. Albero, pianta, l'amore, felicità, frutto, frutto. Ad ogni sasso abbiamo associato la parola. Vi chiedo di portare con voi i sassi per sentire il loro peso. Quando avete imparato bene le parole e iniziate ad usarle, buttate via i sassi.